Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. Questo è un video tutorial un po' diverso dagli altri, in quanto è più un video tutorial di scuola di maglia. Infatti, vi mostrerò tre modi per avviare le maglie sui ferri per realizzare un nostro lavoro a maglia. Allora, i tre modi che vi mostrerò, il primo è il metodo continentale, quindi l'avvio continentale, è l'avvio che io solitamente utilizzo per realizzare i miei lavori. Poi farò vedere l'avvio elastico e infine l'avvio con l'uncinetto. Sono tre metodi diversi, cioè quelli che li contraddistingue appunto il bordino che si viene a formare all'inizio, quindi ognuno di questi metodi ha la particolarità del bordino. Io ora inizierò a farvi vedere l'avvio con il metodo continentale. Allora, con il metodo continentale andiamo a posizionare il ferro sotto al braccio destro, poi prendiamo il filo, vedete? La parte più corta del filo, diciamo la codina più corta, la mettiamo sul lato destro, mentre invece la parte che è legata al gomitolo sul lato sinistro. I centimetri da lasciare della codina più corta dipende dal lavoro che dobbiamo andare a realizzare. Io ora devo avviare pochissime maglie perché comunque è un campioncino, quindi mi bastano pochi centimetri e inizio ad avviare le mie maglie sul ferro. Quindi faccio un cappietto così, che è una prima maglia. Poi con il filo sulla parte sinistra, vedete? Lo avvolgo sul dito così. Faccio passare il ferro nella solina che si è creata sul dito, mentre il filo che abbiamo sulla parte destra lo facciamo passare sul ferro e facciamo passare la solina attraverso il ferro, sul ferro, e andiamo a tirare senza tirare troppo, altrimenti poi sul ferro che andremo a lavorare di ritorno le maglie risulteranno strette, quindi mi raccomando, molto morbido. Di nuovo, vedete, avvolgo il filo intorno al mio indice, punto il ferro nell'asola, faccio passare il filo da sotto al ferro, sul ferro così, il filo corto, e l'asola la faccio ripassare sul ferro, la faccio passare sul ferro e andiamo a chiudere. Abbiamo in questo modo avviato tre maglie. Di nuovo avvolgo il filo sul pollice, sull'indice, scusate, creo quest'asola così, faccio passare il ferro all'interno, avvolgo il filo corto da sotto al ferro, sopra il ferro e faccio passare l'asola. Quindi questo è l'avvio sulle maglie con il metodo continentale. Così. E andiamo avanti in questo modo, quindi avvolgendo il filo intorno all'indice, faccio l'asola, faccio passare la punta del ferro nell'asola, con il filo corto vado sotto al ferro, sopra al ferro, faccio passare l'asola attraverso sul ferro e chiudo. Quindi dobbiamo ripetere questa lavorazione fino ad avviare tutto il numero di maglie che dobbiamo avviare per il nostro progetto. Così. Vedete? E una volta che siamo arrivati, abbiamo avviato le nostre maglie con il metodo continentale. Poi, una volta che le abbiamo avviate, i ferri di ritorno li andiamo a lavorare secondo il punto che abbiamo scelto per la nostra lavorazione. Quindi questo è il metodo, quello là, diciamo, più utilizzato, il metodo continentale. Ora vi mostrerò invece come avviare le maglie con l'avvio elastico.
Allora, per il metodo elastico andiamo ad iniziare sempre con un cappietto. Quindi faccio il mio cappietto così e non c'è necessità di lasciare molti centimetri di filo per le maglie perché non ci occorrono, ma dobbiamo lasciare solo per avviare la prima maglia. Allora, inserisco il mio cappietto nel ferro, poi vedete, vado a unire i due fili e con l'indice e con il pollice, così li vado a dividere. Ora, con il pollice, vedete, mi vado a creare un'asola in questo modo e passo il ferro nell'asola e poi prendo il filo che sta sull'indice e lo faccio con il ferro, vedete, vado sotto e faccio passare il filo trasportato dal ferro attraverso l'asola che abbiamo creato sul pollice e vado a tirare. Abbiamo in questo modo avviato la prima maglia con il cappietto 2 maglie. Adesso la lavorazione si svolge in modo diverso, cioè sempre dobbiamo fare sempre gli stessi passaggi. Quindi prendo la mia codina che la lega dal gomitolo. Punto il ferro, vedete, tra le due maglie, così vado a lavorare una maglia a diritto e allungo l'asola, allungo e la vado a rimettere sul ferro, così. Ora dobbiamo andare sempre a puntare il ferro tra l'ultima maglia che abbiamo lavorato e la seconda. Quindi punto il ferro qua e vado di nuovo a lavorare un punto a diritto. Allungo l'asola e la vado a rimettere sul ferro. Di nuovo punto il ferro tra le due maglie, lavoro un punto a diritto, allungo l'asola e la vado a rimettere sul ferro. Poi dopo magari vi farò vedere il risultato finale di tutti e tre gli avvii con un pochino di lavorazione e vi faccio vedere l'effetto, cioè la differenza tra i tre avvii. Di nuovo punto il ferro tra le due maglie, lavoro un punto a diritto, allungo l'asola e la vado a rimettere sul ferro. Non stringiamo troppo quando andiamo a tirare l'asola, altrimenti poi ci risulterà difficile inserire il ferro. Quindi punto il ferro tra le due maglie e vado a lavorare la mia asola, l'allungo e la passo sul ferro, così. E dobbiamo praticamente avviare le nostre maglie con l'avvio elastico in questo modo, facendo sempre questa operazione. Così. Vedete? Io ora qui ho ristretto un po' l'asola e è meglio sempre tenerla più morbida per far passare il ferro, magari andare a lavorare bene la nostra asola. Quindi punto il ferro, lavoro la mia maglia a diritto, allungo l'asola e la passo sul ferro. Così. Quindi dobbiamo andare avanti, vi ripeto, con tutte le maglie che dobbiamo avviare per realizzare il nostro progetto, sempre facendo in questo modo, ve lo faccio rivedere. Punto il ferro tra le due maglie, sempre tra l'ultima che abbiamo lavorato e la seconda. Lavoro il mio punto a diritto, allungo l'asola e la vado a rimettere sul ferro. E questo è l'avvio elastico. Quindi anche questo c'è cioè un avvio molto semplice. Bene, ora passiamo all'avvio con l'uncinetto. Allora, con l'avvio all'uncinetto andiamo sempre a realizzare il nostro cappietto e anche in questo caso non c'è bisogno di lasciare i centimetri di filo per la lavorazione. Quindi faccio il mio cappietto e lo vado ad inserire nel ferro. Passo il ferro sotto al braccio sinistro, così, e prendo il mio uncinetto. E tenendo il filo corto nella mano destra, andiamo a lavorare in questo modo, vedete?
con l'uncinetto, il filo nella mano destra, lo tengo fermo con la mano destra qua, sulla parte destra, quindi vado con l'uncinetto sotto così, prendo un'asola, prendo il filo che sta da quest'altro lato e vado a lavorare una catenella così. Ora faccio passare il filo, vedete, sempre sotto al ferro, così. Prendo l'uncinetto, prendo il filo, lo aggancio e lo faccio passare nell'asola, così. Di nuovo faccio passare il filo sotto al ferro, con l'uncinetto vado, lo pesco così e lo faccio passare nell'asola. Andiamo a crearci come delle catenelle, infatti vengono appunto delle catenelle. Sempre il filo sotto al ferro, lo prendo con l'uncinetto e lo faccio passare attraverso l'asola. Quindi dobbiamo sempre ripetere questa operazione qua. Quindi filo sotto al ferro, così e andiamo a prendere con l'uncinetto e lo facciamo passare attraverso l'asola, così. Filo sotto all'uncinetto e vado a lavorare la mia catenella. Filo sotto all'uncinetto e proseguo ad avviare le mie maglie, così. Filo sotto all'uncinetto e lo faccio passare attraverso l'asola, quindi praticamente dobbiamo sempre andare avanti in questo modo fino ad avviare tutte le maglie che ci occorrono per realizzare il nostro progetto. Allora, per quanto riguarda poi la chiusura, perché una volta che abbiamo avviato tutte le maglie ci andiamo a ritrovare così con una maglia sull'uncinetto, la passiamo sul ferro. Così la tiriamo e abbiamo terminato il nostro avvio delle maglie all'uncinetto. Allora, io ora per entrambi gli avvii vado a lavorare un po' di maglia rasata per farvi vedere appunto la differenza tra i tre avvii che vi ho mostrato. Allora, ho lavorato un po' a maglia rasata. Questo qui è il metodo continentale, è il bordino che si forma utilizzando l'avvio sulle maglie con il metodo continentale. Vedete, viene un bordino con questi nodini. Diciamo che questo è il metodo che utilizziamo magari più frequentemente. Poi, invece, con il bordino con il metodo elastico, questo qui è un po' più decorativo. Eccolo qua. Vedete, viene questo cordoncino che è anche un po' elastico ed è anche molto decorativo, quindi molto carino da utilizzare. È anche molto semplice. Viene questo cordoncino, magari per realizzare dei maglioncini, anche dei cappellini. È molto carino. Sì, magari è consigliato proprio per la sua funzione elastica, proprio per realizzare, dei bordini. Mentre invece poi alla fine il metodo con l'uncinetto, l'avvio con l'uncinetto. L'avvio con l'uncinetto è anche molto decorativo perché si formano queste treccine al bordo. Quindi anche questo molto carino da utilizzare. Quindi avete visto che con tre avvii diversi cioè il risultato è comunque molto carino per tutti e tre i casi, perché comunque ci viene un bordino decorativo. Bene, ed ecco che il mio tutorial termina qui. Fatemi sapere qual è l'avvio che vi piace di più e quello che magari utilizzerete per i vostri prossimi progetti. Io spero di esservi stata chiara, di esservi stata utile e di avervi dato qualche spunto in più per le vostre creazioni. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial.